reagiremo ai short, ok, di YouTube, che sono una sottospecie di TikTok, ma su YouTube più popolari di tutta YouTube, ok? Cominciamo con questo che ha 61.000 milioni di visualizzazioni. Sono tantissime, ragazzi. E poi 2,2 milioni di mi piace. Ma vediamo che cos'è. Da qui posso vedere che è Minecraft. Ed è un ragnetto di Minecraft molto realistico, che praticamente gli salva la vita, il personaggio di Minecraft, comunque il player. Oh mio Dio, guardate quanto sono realistici queste. La crafting table, la fornace e la chest. È incredibile. Ci sono gli scheletri che ti stanno attaccando. Ma Madonna, fanno un po' schifo in realtà, fanno tanto schifo. Perché tu hai salvato il ragnetto piccolo che è qua nel centro, tutta la tua famiglia sta venendo a salvare te. Tutta la sua famiglia di ragni sta venendo a salvare te. Fanno un po' schifo, però questo TikTok è un sacco visto. Mamma mia, che impressione. Ditemi nei commenti se avete la fobia dei ragni. Io non ho che ho la fobia, ma un pochettino mi fanno schifo, un pochettino. Andiamo al secondo, che è Roblox Noob versus Minecraft Minecraft Steve. 26 milioni di visualizzazioni. Vediamo perché è così visto. Magari è super divertente. Ok, c'è Steve che dà un calcione al noob di Roblox. Che, oh mio Dio, io l'ho visto un sacco di volte anche su TikTok questo coso. È un sacco soddisfacente e rilassante. Cade come un palloncino. Guardate, boing, boing, boing. Oh, io non so voi, ma mi viene voglia di tenerlo in mano e schiacciarlo con tutta la mia forza. Guardate. Ah, che bello. Poi non capisco perché mai dovrebbe fare una caduta sopra tutti questi robi. Come se su Minecraft fosse normale che ci siano delle case volanti su cui sbattere. Vabbè, nemmeno il fatto che ci sia uno noob di Roblox che è un palloncino sgonfiato. Comunque, ultra rilassante. Approvato, ho capito perché è così visto. Ma voglio vedere come finisce. Ah, finisce in modo simpatico. Oddio, si è sciolto tipo melma. E c'è anche la versione con gli Among Us. Oh mio Dio. Però è stato un sacco soddisfacente. Madonna che caduta che si è fatta. Ok, questo ne ha 1.800.000. Però è uno short sui Poppit. Ok, gli scambi più che altro. Stanno scambiando un Poppit per un telefono con un Poppit. Sono un sacco carini, ok. Magari vi può sembrare una cosa cringe averli, ma sono rilassanti. Era come un po' avere i fidget spinner tanto tempo fa. E a me sinceramente piacciono. Ci sono addirittura dei... ecco il fidget spinner, anche dei cubi di Rubik. Ma la signora vuole di più per dei cubi di Rubik, effettivamente. Se mi dai... Oh, stanno scambiando delle cuffiette Apple per dei Poppit. Ma io non le scambierei, ok? Che i Poppit sono bellissimi. Che Poppit gigante. Però non è che valga adesso come 100 euro di cuffie. Cioè, mi sembra un po' più esagerato. Ma hanno davvero fatto scambio? Ah, meno male. Ok, ok. Non ci sono le cuffie. Lei è stato scammato. Oh, c'è un elastico. Vabbè, magari così ha un po' più senso. Questo short inizia in modo strano, fa un po' schifo. Però ha 26 milioni di visualizzazioni. Vediamo perché. Oh, ok, togliamo il volume. Però mi sembra a quanto pare uno spazzolino di Fortnite. Che sta mangiando? Fa schifissimo. Ha un personaggino di Fortnite che ho anch'io nel mio inventario, se non sbaglio. Di qualche season pass fa. Non di Fortnite 2, ma del proprio... l'inizio è con un attaccato a una specie di ascia, sempre piccone del gioco, e uno spazzolino. Non capisco perché debba usarlo in questo modo e cioè è figo, ok, ma penso che sia un po' strano, ecco. Più che altro lavarmi i denti con qualcosa che penzola dallo spazzolino mi darebbe tanto fastidio. E il colluttorio è addirittura la slurp di Fortnite per curarsi e darsi lo scudo. Ok, io non volevo vedere i tuoi denti. Va bene. Abbiamo questo short di Roblox che si chiama Ragazza cattiva dà i suoi pet gives her pet dà alla sua ai suoi pet una buona vita. E ha 5 milioni di visualizzazioni. Scambia questo brutto ratto. Oh no, come, perché? No, poverino. Ciao, posso offrire? Prendili gratis, non li voglio. Spero che il mio prossimo padrone non sia così cattivo. No, ma poverino questo pappagallino. Prendilo adesso. Ok, calmati. Mamma mia, è un po' agitata la signorina, eh. Va bene, andiamo a casa, Kiwi.
Allora, gli ha dato del ratto. È un pappagallo e si chiama Kiwi. È una confusione sto pappagallo, ok? Ok, l'ha portato a casa sua. Andiamo dentro, vediamo. Kiwi, che cosa c'è che non va? Hai flashback di quanto lo trattava male? Tu starei stanotte fuori, hai capito? Poverino, ma no, ma questo è... Io mi dissocio, ma mi ha tolto gli animali. Quindi io posso dormire dentro? Certo che puoi dormire dentro, non ti lascerò fuori a congelare. Ok, siediti insieme a Matti e ti darò un po' di cibo. Sicuramente starei morendo dalla fame. Ciao, sono Matti, piacere di conoscerti. Ciao, sono Kiwi. Certo che hanno dei nomi un po' strani da dare agli animali, ok? Un po' strani. Ok, ti ho fatto un sandwich, Kiwi. Io amo i sandwich. Oh mio Dio, povero pappagallo. Posso averne un altro? Ha un altro flashback di quando stava con la vecchia padrona. Posso avere un altro sandwich? Ma dovresti essere grato che ti ho dato da mangiare. Ok, no, io lo darò un altro sandwich. Che struzza. Certo che puoi avere un altro sandwich. Me ne puoi chiedere quanti vuoi. Il padrone di adesso è molto buono. Ok, forse qui sarò felice dopo tutto. Che storia triste. È stata davvero una storia triste. Vabbè, sono felice per questo pappagallo. Ok, questo è uno dei short più famosi che vedremo oggi, che ha 184 milioni di visualizzazioni. Ma vediamo perché. E Among Us in 3D già si nota, e il blu ha ucciso il verde. No, il povero piccolino. C'è il red che sta guardando il green e ha visto il coltello. L'ha raccolto ed... Oh no! Questa è una brutta situazione. Praticamente lui semplicemente ha raccolto il coltello da terra mentre tutti lo fissavano. Mi sa che farà una brutta fine. Addio rosso. No, sì, stanno facendo la chiamata. Guarda che tutti lo puntano. Sei stato tu, sei stato tu. E tipo lui, ho solo raccolto il coltello. Poverino. Addio rosso, è stata una brutta fine. Ok, mamma mia. E ha un sacco di visualizzazioni, è assurdo. Passiamo al prossimo. Ah, è una bella animazione di Minecraft. C'è lei che sta facendo un pupazzetto di neve, mentre c'è un creeper in casa. Oh mio Dio, e il ragazzo sta scappando. Ragazza, oh no. E il bello è che lui è contentissimo. Guarda che faccia soddisfatta. E lei, ciao. Oh no. No, è finito benissimo. Ok, questo mi ha fatto davvero tanto ridere. Questo ne ha 68 milioni. Ok, si chiama l'ATM umano, che è praticamente qualcosa che ti dà soldi. Qualcosa che ti dà soldi. Lo sto dicendo come se fosse niente. E dove si ritirano i soldi praticamente. Ok, sta mettendo, gli ha dato i soldi, gli ha messo il pin e gli dice errore, non gli dai soldi, caspita. Sta minacciando, un ATM, qualcosa per ritirare i soldi con una spada. Ok, che è un umano effettivamente, quindi se lo minacci di ucciderlo ci sta. Ok, gli ha dato i soldi, se li ha messi in tasca. L'ha distratto. Oh mio Dio, guarda. Ma dai, ok. Va bene, è stato abbastanza intelligente. Abbiamo un altro di Minecraft con 46 milioni, ma non perdiamo tempo e guardiamolo cosa succede. Oddio, è molto realistico. Stiamo scavando dei diamanti. Adesso scende. Niente, era uno scavatore di diamanti. Era così tante visualizzazioni. Wow, wow. Un altro di Among Us. Quelli di Among Us hanno un sacco di visualizzazioni, 94 milioni. Vediamo che succede. C'è un piccolino del verde che è lì sotto il papà e gli dice di girarsi. Ok, c'è il viola che sta facendo una task, quindi in teoria non è l'assassino. Ci sono i due figlioletti che si stanno conoscendo. Che carini, stanno giocando insieme con l'aeroplano. Oh oh, che è successo? No, oddio, questa cosa è tristissima. Il verde, il papà del verde ha ucciso. No, ha ucciso il viola e lui rimane solo. Questa cosa è tristissima. Ok, questa ha 4 milioni ed è un Poppit gigante. Oh mio Dio, che bello. Oddio, ma lo voglio fare anch'io. Praticamente ha versato tutta la gelatina dentro a uno stampo di Among Us con i Poppit e poi l'ha letteralmente mangiato, immagino. Oh, che buono. Secondo me è fighissimo da mangiare una cosa del genere. Abbiamo questo da 49 milioni ed è una storia triste. Ti farà piangere. Scriviamo perché. Ok, gli ha preso la pasta. No, ma che persona antipatica che può essere. Ok. Oh, lo bullizza in poche parole. Perfetto, poverino. Ma pure tu che sei scemo, ma può essere mai che ti dai soldi?
Ma secondo te era un Apple? Ma è cretino comunque, scusa, con tutto rispetto. Però, ah, finalmente l'ha capito, effettivamente. Adesso piange lui. Ma come? Ma piange perché non lo può più bullizzare? Ma che senso ha? Ok, va bene. Oh, ok. È lui? Ma come, glielo sta regalando davvero? Ah, oh, che carini. Va bene. È stato un po' no sense, se dobbiamo essere sinceri, però va bene. Ok, un altro di Among Us con 52 milioni, che mi sa quelli di Among Us sono quelli più adorati dal pubblico. E vediamo questo che cosa succede. Oh mio Dio. Ma mi scusi? Ok, va bene. Vabbè, ma si stanno massacrando la vicenda. Oh mio Dio. Ma perché? Sono tutti assassini qua? Oh, ma guarda il rosa! Oh mio Dio! Il rosa è assurdo! Quelli di Among Us sono spaventosi, però fighissimi. Mi raccomando, se altri volete altri video del genere, lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!